la miglior forma di sostegno per l'economia non sono i sostegni del governo, sono le riaperture, e questo è quello che chiedono tutti. Chiediamo di lavorare! Vogliamo lavorare! Non ci hanno dato un centesimo! Dov'è la logica? Che apri supermercato ogni strada e noi mercatari dobbiamo stare a morire di fame. Un mese che siamo fermi, abbiamo fatto diversi lockdown e adesso non sappiamo se riapriamo lunedì o il 20 di aprile o quando decideranno. Il problema è che i soldi finiscono, siamo una famiglia d'ambulanti, quindi viviamo di questo. E vorrei dire quanto sono consapevole della situazione di bisogno, a dir poco, spesso di disperazione. Quindi queste manifestazioni ci sono state. Naturalmente uno deve, come dire, condannare sempre la violenza, ma io capisco completamente, totalmente il senso di smarrimento, di disperazione, e in alcuni che non stavano in quella manifestazione, questo l'ho detto più volte, il senso di alienazione che si ha. Io faccio stock di fallimenti e purtroppo in questo periodo ce ne sono tantissimi. Ho 3 dipendenti che non percepiscono la cassa integrazione da gennaio, quindi sono 3 mesi che non prendono soldi. Dovrò tagliare 1 o 2 ragazzi, lasciarli a casa con famiglie. Che ristori ha ricevuto lei in questo periodo? Ho ricevuto i famosi 600 euro, le 2 rate, che sinceramente una famiglia bensì di residenza è più alto. E poi la differenza del mancato fatturato. Adesso per questo periodo qui al momento non avremo niente. Lavoro! Lavoro! Il mio mutuo è stato ceduto al recupero credit. Mi arriva una lettera dicendo che in 10 giorni, se non pago 110.000 euro, la casa mi va all'asta. Loro vogliono una risposta. Io che risposta posso dare a queste persone se mi è stato tolto il lavoro? Fiere, sagre, eventi, mercatini. Noi non abbiamo più lavorato. È una presa per in giro, perché dopo, se tu vai, guardi in giro, le città sono piene. Dov'è questa zona rossa? I centri commerciali stanno lavorando tantissimo. Le 8.01, buongiorno, benvenuti ad Omnibus. Avete ascoltato le voci della protesta raccolte da Giulia Lauletta. Mentre continua la campagna vaccinale, tra molte difficoltà, come tutti sapete, ancora non c'è una data per le riaperture. Il presidente del Consiglio di Draghi non l'ha voluta fissare perché dice dipende molto dalla campagna vaccinale. Però, come avete visto, continuano le proteste di molte categorie economiche. Lunedì, ad esempio, ci sarà una nuova protesta dei ristoratori. Di questo parleremo questa mattina con molti ospiti. Vado subito a presentarvi. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Buongiorno, buongiorno. Roberto, bentornato. Buongiorno. Grazie. Abbiamo collegato a Skype Salvatore Politino, vicepresidente nazionale di un'impresa. No. Buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno. Ecco, buongiorno. Pensavo di non vederlo, invece eccolo qua. Giulio Vidotto Fonda, direttore di ricerca di SVG, mi sente? Buongiorno, sì, vi sento. Eccoci, grazie qua. Allora, grazie anche a lei per essere venuto, perché ci ha portato dei dati molto, dei sondaggi molto molto interessanti. Io partirei subito, Fonda, con il cartello 1 che facciamo vedere. Lei non so se ce l'ha numerato. Misure anti-Covid insufficienti per 4 italiani su 10. Voi avete fatto questo sondaggio scomponendolo addirittura per l'appartenenza, la simpatia politica. Ce lo può illustrare, Fonda? Sì, buongiorno. Questo è un dato che noi rileviamo costantemente da quando è iniziata la pandemia, ma contro magari intuitivamente a quello che potrebbe essere l'immagine della popolazione in queste ultime settimane, vediamo come circa un terzo degli italiani ritiene le misure di contenimento della pandemia adeguate. Soltanto un quinto le ritenga eccessive, mentre un 40%, quindi una quota molto significativa, le ritenga insufficienti. La dimensione che più divide, insomma, è quella anche dei diversi elettorati. Infatti vediamo che, insomma, l'endorsement alle misure è molto elevato tra gli elettori del PD. Chi spinge di più invece le ritiene più eccessive sono principalmente elettori di Lega e Forza Italia, mentre chi chiederebbe misure più drastiche sono gli elettori del Movimento 5 Stelle. Ecco. Forse abbiamo anche un dato di trend che forse potrebbe, sì, essere... Sì, e dovrebbe essere il... anzi non dovrebbe, è il cartello 2,
che prego la regia di mandare. Abbiamo preso solo le due risposte principali in questo caso, chi le ritiene adeguate e chi le ritiene insufficienti. Vediamo l'andamento nel corso dell'anno scorso, vediamo come fondamentalmente sono state ritenute adeguate per lunga parte del 2020, poi c'è stata la seconda ondata, quindi di colpo si è perso il controllo della pandemia, quindi una fetta consistente di italiani riteneva queste misure insufficienti. Poi le due frange, diciamo, sono più o meno sovrapposte, ma nell'ultimo mese e mezzo, insomma, si è iniziato di nuovo a prevalere la quota di persone che fondamentalmente credono che le misure siano insufficienti, diciamo il 40% adesso. Grazie mille. Nel frattempo dovrebbe averci raggiunto Andrea Gibelli, se mi confermate se il collegamento è buono. No, non ancora, quindi stiamo aspettando. Vi ricordo che se avete delle domande o delle osservazioni da fare, lo potete fare postando su Twitter hashtag OmnibusLa7. Abbiamo l'abitudine di leggere alcuni vostri commenti, oppure anche sulla pagina Facebook di Omnibus. Allora, Roberto, innanzitutto vorrei far vedere la prima pagina del tuo giornale. Per che i telespettatori che però parla di un fenomeno veramente abbastanza clamoroso, parla di Chiara Ferragni, la conosciamo tutti perché è una social influencer, eccola qui, molto nota, la più nota. Basta lei o beata lei? Basta lei per ora, perché pensate, Chiara è entrata nel CDA ieri della Tozzi, che conosciamo tutti, uno dei marchi di lusso più importanti italiani, e il semplice fatto che sia stata nominata nel consiglio di amministrazione di questa azienda ha fatto alzare il titolo in borsa del 14%. Allora noi ci chiediamo, essendo il giornale economico e finanziario della borsa, se basta Chiara Ferragni per far salire i titoli in borsa. Forse abbiamo trovato la pietra filosofale, quello che i tecnici chiamano i fondamentali delle aziende. Sì, lei è qualcosa di più, è una lunga inchiesta, perché partiamo da Elon Musk e arriviamo a Chiara Ferragni. Sono tanti adesso gli influencer che muovono i titoli nel mondo, quindi è un vorrebbe un influencer per il governo. Ah certo, anche per i giornali. Senti, torniamo invece alle nostre misure anti-Covid. Che riflessione puoi fare dopo aver visto questi dati molto interessanti? Sì, molto interessanti, ma insomma il mondo è diviso a metà tra chi è soddisfatto e chi no, perché se avessero fatto un'indagine sulle misure economiche prese per sostenere le imprese, le attività chiuse in questo anno di pandemia, avremmo credo avuto delle risposte analoghe. È difficile governare, io credo che più ferre di così le misure anti-Covid francamente non ci possono essere, ma è del tutto evidente, come ha mostrato bene il vostro servizio all'inizio della trasmissione, che rispetto al primo lockdown c'è più gente in giro anche a Milano. Milano era spettrale e oggi, nonostante gli esercizi e i negozi chiusi, se passeggi in centro per Milano sembra di stare a Roma, molta gente in giro e tanta gente ancora in smart working. Io credo che serva per capire una cosa questa indagine, che non ci sono, come per la borsa, ricette certe per uscire dalla crisi. Bacchette magiche. Bacchette magiche non ci sono. Vedendo anche quello che fanno gli altri stati. Ma insomma, io sto traendo poche morali, se si può dire così, da questa crisi. La prima è che tutti i governi sono rimasti spiazzati, perché noi abbiamo dei premier in giro per il mondo, forse giusto Joe Biden che è più anziano, che non hanno vissuto la guerra. Questo è importante, perché non hanno un retaggio, una memoria storica per capire che questa alla fine è un conflitto sanitario, evidentemente senza bombe, ma va interpretato con la mentalità che stanno utilizzando in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Israele, come un conflitto vero. E questa è la prima morale, quindi ci si sente spiazzati, cioè gli stessi premier sono spiazzati così come tutti i cittadini e stanno imparando a fronteggiare questa emergenza del tutto inedita. E la seconda è che abbiamo imparato un'altra cosa, che prima dell'economia viene la vita, prima del dato sociale legato alle attività e alla possibilità di avere un reddito per vivere dignitosamente, bisogna che questa vita venga salvaguardata. È un bivio drammatico
che abbiamo imparato tutti quanti a conoscere. Quindi quel sondaggio proprio fotografa perfettamente la difficoltà di governare. Grazie, do il benvenuto a Andrea Gibelli, presidente di Confservizi e di Astra. Buongiorno Gibelli, mi sente? Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Eccoci qua. Allora, vorrei far vedere però un tweet tra i tanti che stanno arrivando sull'hashtag OmnibusLa7, il signor Francesco 2351, che spesso twitta durante le trasmissioni: credo che chi si lamenta perché non lavora dovrebbe chiedere più ristori, ma non le aperture. Laddove ci sono stati buoni risultati è perché hanno fatto lockdown duri. Salvatore Politino, vicepresidente nazionale di un'impresa, se non sbaglio voi rappresentate le imprese e aziende piccole, soprattutto concentrate, ma non solo, al centro-sud. Di che cosa hanno bisogno queste realtà in questo momento? Ma guardi, abbiamo ben capito che i governi ancora stanno, come dire, sperimentando quelle che potrebbero essere le misure anti-Covid. Ritengo che le imprese in questo momento chiedono un soprattutto piano di come dire, riapertura serio, rapido e sicuro. Questo è quello che le imprese stanno rivendicando, il diritto a lavorare. Sappiamo perfettamente che i ristori sono serviti a ben poco. L'ultimo decreto sugli aiuti del governo Draghi, secondo i calcoli che sono stati fatti dal centro studi di un'impresa, potrebbero servire a coprire in percentuale le perdite di fatturato, che ricordiamo ammontano a 400 miliardi di euro per il 2020, dal 2,7 nella peggiore delle ipotesi al 6% nella migliore delle ipotesi. I ristori non servono. Di fatto oggi abbiamo le imprese che sono costrette a fare fronte a tutta una serie di costi fissi, utenze, canoni di locazione e via dicendo, a fronte di come dire, nessun ricavo e un calo di fatturato che è abbastanza consistente. Rispetto a questo le piccole e medie imprese, tutti i settori, dal commercio al turismo ai servizi, rivendicano il diritto sacrosanto di tornare a lavorare, anche perché, ricordiamolo, ci sono 10 milioni di italiani a rischio povertà e all'interno di questi 10 milioni di italiani troviamo sicuramente molti artigiani, molti commercianti, molte partite IVA che potrebbero diventare i poveri del futuro. Bisogna necessariamente investire le risorse, quelle poche risorse di cui il governo nazionale dispone, in maniera diversa. Da un lato attraverso, come dire, un piano di vaccini che possa in qualche modo portarci verso quell'immunità di gregge tanto sperata, e dall'altro invece vedere a quella che è la situazione attuale delle imprese. Il problema vero oggi è, come dire, il riequilibrio economico-finanziario. Le imprese non hanno più quella capacità di rimborso. E ricordiamoci che l'utilizzo del fondo di garanzia oggi ha fatto riferimento a una serie di parametri che guardano al 2019. Immaginate voi quando si dovranno poi valutare le istanze di ammissibilità al fondo di garanzia facendo riferimento ai bilanci del 2020, che avranno un calo di fatturato del 70-80%, quello che potrebbe succedere. E in questo senso auspichiamo soprattutto un ulteriore allungamento del preammortamento, che è fondamentale per le imprese, e soprattutto rivedere i parametri di ammissibilità al fondo di garanzia, ovvero quello che l'Europa ha messo a disposizione degli Stati membri, cioè il cosiddetto temporary framework, il quadro temporaneo, va rivisitato immediatamente. Grazie mille Politino. Sono veramente problemi reali per chi ha una partita IVA, ma soprattutto per chi deve dare da mangiare anche a dipendenti, no? Ci sono spesso imprenditori che si indebitano, sì. I casi alcuni recenti di piccoli imprenditori che sono dovuti, ahimè, rivolgersi, chiamiamole, canali di credito illegali, se non vogliamo chiamarli usurai. Noi abbiamo raccontato su MF Milano Finanza proprio una indagine che ha fatto la Banca d'Italia, la UIF, che è l'unità di investigativa finanziaria. Ci sono 7.000 casi in più sospetti nell'anno della pandemia di finanziamenti illeciti. Il centro-sud, soprattutto il sud, è finito in un'area completamente grigia. Non sappiamo che fine facciano gli esercizi che chiudono. E perché non chiudono? Perché c'è anche uno iato tra quello che ci si aspettava, 300.000 fallimenti, e quelli che poi veramente ci sono stati.
Allora, sicuramente... Chi è che aiuta? Chi è che aiuta? Ci si aiuta da soli. A prezzo di cosa? Questo è il fatto. A prezzo di cosa? E questi problemi, come veniva detto prima, c'erano anche precedentemente il Covid, problemi di finanziamento. Molti imprenditori a volte sì, anche prima del Covid, si dovevano indebitare per pagare le tasse a fine anno. Questo è uno tsunami che evidentemente era inaspettato, ma che arriva già su una situazione molto fragile del tessuto di tante imprese italiane, che erano già molto sotto scacco per tante tasse e tanta burocrazia. Allora, vi leggo un tweet, il signor François Selvaggio, la sua opinione dice: meglio 2 settimane di lockdown totale per tutti che mesi di inutile agonia e false zone rosse. Lockdown però, il lockdown deve servire ovviamente poi per vaccinare. Andrea Gibelli, presidente di Confservizi e di Astra, noi l'abbiamo chiamato perché quello del trasporto pubblico locale è un problema, una questione molto importante per 2 ragioni, sia perché ovviamente fa muovere le persone, ma anche perché fa muovere gli studenti. Uno dei problemi sulla riapertura delle scuole, lei mi insegna, è appunto la gestione del trasporto degli studenti. Noi abbiamo però il cartello 11 che si occupa, su dati che voi ci avete fornito, gli effetti economici del Covid, perché ricordiamo il trasporto pubblico locale è l'altro cartello, l'11, scusate, il trasporto pubblico locale deve rispondere a comuni e regioni, per cui se non c'è il biglietto ci sono anche minori introiti, e poi alla fine io le domando: ci saranno anche maggiori tasse per i cittadini? Mi può commentare questo cartello che ci ha portato? Sì, per chi ci ascolta da casa, il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale. Ricordo a tutti che non si è fermato e i nostri 120.000 dipendenti hanno continuato a lavorare anche durante la fase più critica del lockdown nell'anno scorso. I dati dimostrano che una parte degli introiti dei servizi essenziali arriva dal Fondo Nazionale Trasporti e la seconda parte viene dalla bigliettazione, che durante il lockdown, ovviamente per motivi legati al confinamento, sono crollate nella prima fase del 90% e poi si è risaliti prima dell'estate al 30%, si è arrivati oltre il 50%, ma la bigliettazione, soprattutto quella legata agli abbonamenti, la gente non aveva una prospettiva, quindi non sono entrate nelle aziende queste risorse. Sono stati stabiliti da parte del governo alcuni provvedimenti legati ai ristori, siamo in attesa della terza tranche che è proprio in discussione in questi giorni presso il Parlamento per coprire i costi delle aziende che hanno continuato a fare il loro servizio, quindi non ci saranno ovviamente nuove tasse perché non le prevediamo noi né a livello nazionale né a livello locale. Ci sono delle risorse di natura straordinaria che sono le dotazioni che attualmente sta valutando il governo per coprire questi costi, per garantire i servizi che abbiamo erogato anche a credito negli ultimi mesi con grandissime sofferenze. Adesso siamo alla chiusura dei bilanci e c'è una situazione in alcune realtà, soprattutto nelle aree a domanda debole, di grandissima sofferenza delle imprese. Ecco, facciamo esempi di città o di regioni. Cosa significa poi innanzitutto domanda debole? Cioè soprattutto per regioni del nord, Brescia, Milano, Torino, quelle più colpite? Colpite anche, ricordiamo Gibelli, colpite oltre che dalla pandemia, da un altro fenomeno, chiamiamolo, che è lo smart working, cioè la gente non prende più i mezzi per andare al lavoro. Paradossalmente le aree a domanda debole vogliono dire le aree dove, soprattutto interne, lontane dalle grandi città, dove il servizio pubblico e quindi il contributo dello Stato è maggiore rispetto alla bigliettazione per un servizio adeguato ai cittadini. Paradossalmente con il lockdown la situazione si è ribaltata. Le aree soprattutto del nord o le grandi aree metropolitane dove la cosiddetta domanda è forte e dipendente maggiormente
dalla contribuzione dei cittadini che oscilla dal 40 al 50%, quindi in maniera molto significativa, il crollo dovuto anche allo smart working che, ricordo a tutti, prima del lockdown coinvolgeva circa 500.000 persone, è arrivato fino a 6 milioni di persone durante la pandemia, e questo è una condizione dove nel terziario avanzato, dagli studi che Astra e Conservizi ha fatto in questi mesi, dimostra che una fetta della popolazione che lavora nelle aziende, nei settori che ho indicato, difficilmente tornerà a lavorare in maniera tradizionale. Cioè le aziende, anche per un abbattimento di costi dovuti alle locazioni o agli acquisti degli immobili dedicati alle attività produttive, sta pensando a sistemi dove ci sarà comunque uno smart working strutturato per percentuali attorno al 20, 30, 40% per settori legati soprattutto alla consulenza. Quindi un cambio di paradigma del mondo del lavoro e anche della mobilità, che vivrà meno di momenti di punta e di morbida, che sono i due momenti della giornata dove si concentrano il punto negativo e il punto massimo di frequenza, che dipende da un nuovo modello organizzativo che in qualche modo coinvolgerà le città. Questo cosa comporta? Minori introiti, quindi va costruito un nuovo modello di mobilità che vada incontro alle esigenze di una società che, dopo la pandemia, come giustamente lei ricordava prima, che è una guerra, durante la prima guerra mondiale ci sono stati quasi 100.000 morti nel primo anno, anno e mezzo di conflitto, e purtroppo quella cifra l'abbiamo superata anche noi, quindi tutte le considerazioni che lei faceva prima giustamente vanno considerate a una tipologia di approccio di tipo militare, purtroppo. Grazie mille Gibelli, le considerazioni in realtà non erano mie ma erano di Roberto sì. Sommella, che, al quale comunque estendo. Però Gibelli, tra i tanti messaggi che stanno arrivando sull'hashtag Omnibus La 7, c'è una domanda proprio per lei che le vorrei leggere. Stefania Zolotti scrive: domanda per Gibelli, il recente rapporto dei NAS, ricordiamo i Carabinieri Nucleo Antisofisticazione, sulla sanificazione dei mezzi pubblici di trasporto ha evidenziato alcune ombre, mancata pulizia anti-Covid-19, seppur dichiarata, e non rispetto del distanziamento. Siamo davvero sicuri quando ci spostiamo, Gibelli? Guardi, io ringrazio di questa domanda che mi consente di dare alcune spiegazioni che sono dovute alle persone che viaggiano. All'inizio della pandemia, non conoscendo il virus, come negli ospedali, le pulizie erano giornaliere ed erano legate a solventi o ai raggi ultravioletti, e quindi duravano bene o male meno di una giornata. A distanza di un anno, le tecnologie che sono state adottate da molte imprese, perché la domanda si riferisce a tracce di un campione molto esteso, dove la percentuale è molto limitata, dimostra che il Covid c'è. Le tecnologie che stiamo introducendo a distanza di un anno sono tecnologie, ad esempio, di nebulizzazione di ioni d'argento, dove consentono che le superfici trattate abbiano una possibilità di uccidere il virus addirittura estesa di una settimana. Ci è voluto tempo, e questo mi consente di rassicurare persone che hanno visto questa indagine, un'indagine assolutamente corretta, che ci aspettavamo e che ha dimostrato che il Covid esiste. Che cosa vuol dire? Che se il rilievo è fatto all'inizio del servizio, vuol dire che in alcuni casi, ma rarissimi, l'autobus non era nelle condizioni ottimali per uscire. Se viene fatto durante la giornata questa indagine, ovviamente salgono e scendono migliaia di persone, il fatto che il Covid esista è un elemento che lascia delle tracce sui mezzi pubblici come in qualunque altro luogo, perché purtroppo, come ricordavo prima, la percentuale dei contagi è ancora significativa, pur registrando il fatto che alcune regioni sono scese dalla zona rossa alla zona arancione. Quindi è un dato che va interpretato in quella dimensione.
c'è una grande volontà da parte delle aziende di implementare le tecnologie, mi è noto scritta una, ce ne sono altre, per consentire alle persone di avere una percezione del viaggio diversa rispetto a tante narrazioni. L'ultimo tema che toccava il tweet, che è interessante, è il distanziamento. Noi il distanziamento come altro l'abbiamo sempre contestato, perché il metro su un mezzo pubblico non è praticabile. Lei mi dirà, oppure le persone che sono a casa diranno, cosa si deve fare. Abbiamo raccolto tutti gli studi a livello mondiale delle buone pratiche per dare delle indicazioni alle nostre imprese. Allora, le condizioni di indicare un metro e 50, il 50% di capacità, come è in questo momento, o l'80%, come era la riapertura delle scuole a settembre, sono numeri non gestibili. Oggi si tende ad evitare il distanziamento invitando le persone a comportamenti, come dire, più prudenti. Ad esempio, in alcune realtà è stato dimostrato scientificamente che le analisi empiriche e scientifiche sui mezzi di trasporto, quando si sta nelle cosiddette aree del silenzio, la possibilità di contagio è quasi zero. Quindi l'uso di telefonini, gente che chiacchiera e con la mascherina riduce la possibilità di contagio. La distanza su un mezzo che è in movimento, che ha un layout definito, è sempre da parte nostra stata fortemente contestata, perché non è gestibile, anche se la comprendiamo in altri luoghi. Però puoi immaginare, chiaro, quando chiaro. Si aprono e si chiudono le porte, quando si va a prendere la propria borsa in una cappelliera o sotto il la proprio posto a sedere, la distanza viene in qualche modo ridotta. Chiarissimo. L'invito, ma è un invito, diciamo, come dire, che faccio a tutti, il silenzio. Ad esempio in Francia, in Germania abbiamo raccolto degli studi sui mezzi pubblici, porta ad avere una condizioni di maggior rispetto. Le do solo un dato. Guardi, dobbiamo andare in pubblicità, Gibelli. La critica nei confronti del TPL. Vuol dire l'80% a bordo? 5,6 persone al metro quadrato. Capisce che il metro non c'è, e quello che viene percepito. La devo chiudere, Gibelli, perché dobbiamo andare in pubblicità. Tutto interessantissimo. Per il silenzio dovremmo bloccare i telefonini, però. Roberto, scoppierebbe la guerra civile in Italia, probabilmente. No, oddio, ormai se prendi i telefoni, dobbiamo andare in pubblicità. Bisognerebbe essere più civili. Civili, basterebbe più civiltà, non la guerra civile. Ma no, i ragazzi, insomma, è un po' difficile ridurre. Su questa osservazione di civiltà andiamo in pubblicità e ci sentiamo subito dopo. L'Italia ha molto da imparare in questo. Per esempio, la Grecia e la Spagna hanno già annunciato che accoglieranno i turisti americani con passaporto digitale. Noi lo dobbiamo fare. È quello che dovremo fare subito, non perché la stagione estiva è domani. Quindi ci sono molte cose che si imparano guardando anche gli altri. Così Mario Draghi. Sull'apertura della stagione estiva, grande speranza per tutti noi, ma soprattutto per gli operatori turistici. Giulio Vidotto Fonda, due sondaggi molto interessanti che riguardano il mondo del lavoro. Partirei col numero 3. Quali sono e quanti sono i lavoratori del settore privato che temono di perdere il lavoro? Allora sì, abbiamo fatto questa domanda ripetutamente in quest'ultimo anno e al momento vediamo che dall'inizio dell'anno più o meno si è sempre mossi, insomma, tra un 26 e un 23%, qui si parla di lavoratori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di soggetti che temono di poter perdere il posto di lavoro. Con l'avvicinarsi teorico almeno dello sblocco dei licenziamenti, questa quota cresce lievemente, arrivando al 29% nel mese di aprile. Cartello 4, questa invece è una cosa molto interessante perché è la percezione.
Sì, qui invece abbiamo tutto il lavoro dipendente, pubblico e privato. Allora, la percezione del rischio di licenziamento all'interno della propria azienda o ente, come vedete, è rimasto, c'è stato una forte, diciamo, una preoccupazione crescente con l'arrivo della seconda ondata tra ottobre e da ottobre in poi. Ora questa percezione è più sfumata, si sta, insomma, con l'avvio della campagna vaccinale, insomma, con l'idea di vedere la luce, insomma, in fondo al tunnel, questa preoccupazione è scesa, e in generale comunque rimane un 40% di persone che credono che nelle proprie aziende ci saranno dei tagli. Ecco, c'è invece un altro cartello molto interessante, un altro sondaggio, che è il numero 5, che ha a che fare con una questione sulla quale poi vorrei sentire Roberto Sommella, Politino e anche Gibelli, perché tutti noi, diciamo, è questo il momento di spendere, perché bisogna dare una mano soprattutto ai ristoratori, ai negozianti, ci sono addirittura alcune campagne non di boicottaggio del commercio online, ma insomma di preferenza dei negozi di quartiere per farli vivere, sopravvivere. E però c'è anche un trend fonda che dice, beh, in fin dei conti non è proprio giusto spendere. Di che si tratta? Allora, premetto, queste sono quelle domande un po' antipatiche fatte apposta per dividere l'opinione pubblica. Siete cattivelli, voi? Chiaramente un po', esattamente. Ogni tanto bisogna provare a essere divisivi anche nel fare i sondaggi. Come vedete, un 37% infatti della popolazione non ci sta e non ci risponde alla domanda se nei prossimi anni bisognerà consumare di più per rifare ripartire l'economia o consumare di meno per tutelare l'ambiente. Ma il restante 63% risponde. Due terzi di questi ci dicono che bisogna consumare di più per far ripartire l'economia. Un terzo di questi ci dice invece di consumare di meno per tutelare l'ambiente. Questo dato va un po' contestualizzato, nel senso che l'ambiente, il valore dell'ambiente è un asset ormai valoriale fondamentale nei consumatori. E in questo caso però c'è anche una forte spinta a riprendere a consumare dopo, per quella quota di consumatori che non hanno visto gravi danni alla propria economia personale e familiare, c'è una forte spinta a riprendere a consumare dopo un anno e dopo soprattutto anche gli ultimi mesi, l'ultimo mese di chiusura dei negozi e esercizi commerciali, quindi questa spinta adesso è preponderante. Roberto. Allora, scusate che mi hai arrivato. Ti ho visto distratto, fossimo ti avrei messo con la penna rossa, ti avrei dato il voto. No, mi stanno commentando quello che ho detto prima. Quindi, cioè? No, appunto il discorso che è difficile governare, cioè che comunque che quel sondaggio che avete fatto vedere prima a SVG esprime plasticamente la difficoltà. Come fai, sbagli, insomma, questa è la sintesi. Dove ti muovi? Sì. Allora, mi colpisce una cosa, che il 22% degli intervistati dice dovremmo comprare di meno. Ecco, non vorrei che fosse la famosa decrescita felice, che in questo momento è totalmente infelice. Beh, però fonda voi avete scomposto, no? Sì, è scomposto, infatti dice che il 35% sono gli elettori del Movimento 5 Stelle. Siamo già nella decrescita e non è assolutamente felice. Noi abbiamo, secondo me, due ordini di problemi. Il primo, che tutti i grandi monopoli digitali, le big tech, Amazon, Facebook, Google, sono uscite ancora più forti da questa crisi. Si sono consolidate, contano più dei governi. Grazie agli over the top... ricordiamo chi sono gli over the top. Amazon, Apple, Facebook, Google. Magari il pubblico a casa dice che cosa vuol dire over the top. Noi abbiamo una parola in italiano, io uso immanente, che è una parola che si usa in filosofia, ma sostanzialmente è qualcosa che sta sopra e non è legato a ciò che sta sotto, ma influisce, condiziona ciò che sta sotto. Insomma, un po' come l'astronave dei marziani in Independence Day, che arriva a coprire tutta Washington e l'adombra. Ecco, questi sono gli over the top, che aziende che non navigano nel circuito normale della società e dell'economia, ma la condizionano fortemente e fatturano ormai come dei paesi. Queste sono le aziende che però hanno permesso a tutti quanti comunque di vivere in lockdown, perché abbiamo comunque campato, mangiato e comprato. Abbiamo vissuto
Abbiamo visto i film, abbiamo fatto lezione, tutto grazie. Noi abbiamo fatto signori. I giornali, abbiamo fatto la televisione, tutto. Zoom, tutti quanti noi avremmo almeno fatto una volta una riunione su Zoom, è arrivato a capitalizzare, pensate, più di tutte le compagnie aeree sui mercati finanziari. Quindi diciamo per dire che cosa è accaduto. E grazie alla tecnologia i governi hanno potuto riunirsi. Il Consiglio europeo ha potuto riunirsi, grazie alla tecnologia comunque si è potuta fare didattica a distanza. Noi dipendiamo totalmente da questi nuovi monopoli digitali, ok? Questo è un fatto. E da lì non si torna più indietro, salvo vietarli. Okay? O regolamentarli. E quindi, passando ai consumi, tutta quella fetta di consumi che era legata invece ad esercizi tradizionali è già uno su tre, prima della crisi, proprio per l'impatto dell'economia digitale, era a rischio chiusura, adesso ha portato l'asticella a 2 su 3. Quindi è uno tsunami che colpisce delle categorie e dei settori già completamente messi in crisi dall'economia digitale. Vi faccio un esempio definitivo per dirvi a che punto siamo arrivati. 50 anni fa la più grande azienda manifatturiera del mondo era la General Motors, sappiamo tutti che è la più grande azienda, era automobilistica. Per fare 7 miliardi di utili 50 anni fa la General Motors occupava 600.000 persone negli Stati Uniti. Oggi sapete qual è la più grande azienda del mondo manifatturiera? È la Apple, che produce quello che sappiamo, quindi una cosa e molto... dove produce? E dove, ma soprattutto molto più piccola dell'automobile degli anni 50, ok? La Apple farà circa 100 miliardi di utili quest'anno, miliardi di utili sono costi meno ricavi, cioè proprio i soldi, che il profitto che si mette in tasca il padrone dell'azienda, ok? Per fare 10 miliardi, 100 miliardi di utili, gli azionisti. E gli azionisti, 100 miliardi di utili, per fare questi utili, la Apple negli Stati Uniti occupa 80.000 persone, quindi c'è sempre più capitale e sempre meno lavoro. Parliamo della più grande azienda manifatturiera, questo era già prima della pandemia. È evidente che dopo tutto ciò è stato esaltato, perché la tecnologia va avanti ed è anche la nostra storia di copertina, che non è soltanto una storia di copertina legata a Chiara Ferragni e a quel tipo di influencer, ma perché sta cambiando il mondo. La gente compra bitcoin, investe in criptoarte, c'è una ridondanza di capitale che sta evidentemente mettendo all'angolo il lavoro. Io vorrei sentire però su questo sondaggio curioso e interessante, cioè il 35%, no scusate, il 22% di italiani che dicono che bisogna comprare meno. Politino, che ne pensa, visto che lei un'impresa diciamo rappresenta le realtà, posso dire, di prossimità piccole? Ma guardi, io innanzitutto vorrei sottolineare come la pandemia abbia in qualche modo portato a quella che definiamo ormai un cambiamento epocale e culturale del modo di fare acquisti degli italiani. L'innovazione tecnologica sicuramente ha garantito un servizio per le famiglie, soprattutto nel periodo di lockdown, ma questo non è che vuol dire che mettiamo da parte gli esercizi di vicinato, la parte importante dei centri storici della città, l'ambulantato. Cioè bisogna fare necessariamente una classificazione per settori di attività. Cioè, quale capacità innovativa potremmo chiedere, per esempio, al settore dell'ambulantato? Cioè, in questo momento il problema vero è che le piccole e medie imprese ci stanno chiedendo ad alta voce di tornare a lavorare. Non vi è dubbio che bisogna adeguarsi a quelle che sono le regole che il mercato liberamente ci impone, che rispetto a questo ci sono dei modelli innovativi da seguire. Però ricordiamoci che noi in Italia, ma non solo in Italia, in Europa soprattutto, il 98% è fatto di piccole e medie imprese, e all'interno delle piccole e medie imprese vi sono settori come il settore dell'abbigliamento, i pubblici esercizi, ma non solo, l'ambulantato. Cioè, cosa possiamo chiedere oggi a un operatore del settore bar, della ristorazione, della somministrazione? Cioè, quale capacità innovativa? Il problema oggi è di natura diversa. Oggi le imprese hanno bisogno di lavorare. Poi non vi è dubbio che è necessario avere quella capacità innovativa, quel know-how che ci consente di stare sul mercato. Lo sappiamo perfettamente che i canali di distribuzione tradizionali ormai sono del tutto superati. Sappiamo perfettamente che i colossi di cui si parlava prima, come Amazon, hanno sicuramente avuto una grande capacità innovativa, ma questo non vuol dire che possiamo perdere il valore aggiunto dei cosiddetti esercizi di vicinato. C'è uno slogan che dice:
se vive il commercio vive la città. Attenzione a non, come dire, pensare che queste capacità innovative possano sostituire i piccoli esercenti. Prestiamo molta attenzione. Allora, l'economia italiana è fatta di piccole e medie imprese, è fatta di settori strategici come il commercio, come il turismo. E proprio sul turismo oserei dire, quando si parla, il presidente Draghi diceva bisogna ripartire, ok, ma non è che un albergo, un B&B domani mattina apre e riparte. Per poter ripartire ha bisogno di una programmazione che fa di tempi, di certezze, che purtroppo oggi il governo non dà. Io voglio sottolineare una cosa importante. Vi ricordate all'inizio della pandemia quando si parlava dei cosiddetti protocolli sanitari di sicurezza? Ebbene, sono stati firmati regolarmente. Successivamente però, rispetto a quei protocolli rigidi sanitari di sicurezza, che dovevano essere lo strumento che dovevano in qualche modo disciplinare il regolare svolgimento delle attività delle imprese, si è andato verso invece le cosiddette zone rosse. Ma non solo, le imprese hanno dovuto sostenere degli investimenti per poter adeguare, come dire, le attività a tutte le norme previste in materia di Covid, per poi successivamente essere chiusi. È stato fatto dal governo nazionale un bando che finanziava, fondo perduto, tutte le spese sostenute, un bando che tra l'altro, ricordo, è durato solo 2 minuti per mancanza di risorse. C'è qualcosa che non funziona. Io sostengo che la politica dei semafori, rosso, giallo, verde, bianco, non va bene. Allora, quello che chiediamo, ma bisogna farlo subito, perché la preoccupazione è che se la crisi economica è già diventata sociale e diventa depressione, ed è un passaggio fondamentale, ecco poi quello che potrebbe succedere. Cioè, quelle rivendicazioni, quelle manifestazioni di piazza, che ripeto non accettiamo nei metodi, ma sicuramente pongono un problema, sono delle rivendicazioni legittime. Grazie, una classe imprenditoriale che ci sta dicendo basta, non ne possiamo più, lasciamo perdere i ristori che sono del tutto insufficienti, vogliamo regole e certezze per tornare a lavorare, che è un diritto previsto dalla Costituzione. La devo interrompere perché abbiamo ancora 3 minuti. Vorrei chiedere a Gibelli, Conservizi, quindi parliamo di trasporto pubblico locale, c'è una partita molto importante per il vostro settore e per tutti noi, che è quella del recovery. Cioè, vi può venire incontro e come nell'ammodernare i mezzi pubblici? Abbiamo 3 minuti perché dobbiamo andare tassativamente in pubblicità 50. Gibelli. Il ministro Giovannini ieri ci ha informato che nel recovery ci saremo. Ricordo a tutti che anche uno dei limiti del trasporto pubblico locale è che l'età media dei mezzi in Italia di 12 anni e in Europa sono 7, quindi ha indicato alcune risorse importanti per il rinnovo del parco mezzi. La direzione è quella dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità, quindi avremo in futuro mezzi elettrici più confortevoli e anche mezzi ad idrogeno, sperando che queste tecnologie possano rappresentare anche una svolta epocale per il nostro paese, non solo in termini di trasporto, ma anche una certa misura di indipendenza energetica. Perfetto. Volevo. Ci sono tantissime domande, però dobbiamo concludere. Posso dire solo una cosa che mi è venuta in mente a proposito dei piccoli esercizi, ma proprio un flash. Il mio non è un atteggiamento tecnofobico. No, però diciamo perché stanno arrivando un sacco, sì, di tweet che stiamo cercando di gestire, che ti stanno massacrando. Allora, cercando di leggere quelli non offensivi. Diciamo Amazon, non è che siamo contro Amazon, ma faccio una domanda provocatoria: e se avessimo fatto gestire ad Amazon la consegna dei vaccini, punto di domanda, tweet, no, e se avessimo, e se fossimo andati a comprare invece il pane e il salame nei piccoli esercizi? Ecco. Tutto qua. Vorrei ringraziare Andrea Gibelli, presidente Conservizi, per essere stato con noi. Salvatore Politino, vicepresidente nazionale di un'impresa, grazie anche a lei. Grazie a Giulio Vidotto Fonda, direttore di ricerca di SVG, grazie, che è stato con noi stamani. Buongiorno. Ci ha portato delle ricerche molto interessanti. Chiudo con un paio di considerazioni. La prima del signor Megafauna, che scrive spesso, è per te, una tirata d'orecchi, Roberto, ma tirare in mezzo a sproposito quella che è una ineludibile necessità ecologica, la decrescita felice,
per tigna antigrillina. Questo no, no, tu hai la tigna antigrillina, no, perché? No. E poi l'ho specificato, per ora è infelice questa decrescita. E poi l'ultima osservazione, il signor Matteo dice: ma il cashback per i negozi fisici non aiuta l'economia? Anche questo è una... Il cashback adesso verrà un po' osteggiato da questo governo, non aiuta ad aumentare i consumi, questo sì, perché noi comunque siamo abituati a comprare online e quindi nel negozio determinate cose. Andiamo in pubblicità, ci vediamo subito dopo perché parleremo di Europa, di vaccini e delle prospettive nostre per il futuro con altri ospiti. Roberto Sommella invece rimane con noi, restate con noi subito dopo la pubblicità. Le responsabilità, come in un certo senso dicevo prima in un altro contesto, sono di tanti, da una campagna contrattuale un po', come dire, un po' leggera. Per inciso, la copertura vaccinale per gli anni a venire, perché dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire, perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati, e quindi ci saranno nuove gare per gli anni a venire, e vi assicuro i contratti saranno fatti meglio. Eccoci qua, allora Mario Draghi sui vaccini, parleremo di questo, parleremo dell'Europa, vado subito a presentarvi i nostri ospiti. Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, buongiorno Fidanza, mi sente? Buongiorno, bentrovati. Eccoci qua, Sandro Gozzi, europarlamentare di En Marche, un italiano in trasferta, Gozzi, possiamo dire così? Europeo. Europeo. Cittadino europeo e quindi che esercita i suoi diritti in tutta l'Unione Europea. Roberto Sommella è rimasto con noi, abbiamo collegato da Londra Brunello Rosa, amministratore delegato di Rose e Rubini, nonché docente di varie università. Rosa, io partirei proprio da lei, perché so che di recente ha scritto proprio su questa questione dei vaccini. Le faccio la domanda più semplice possibile nella formulazione, poi la risposta me la darà lei. Ma che figura ha fatto l'Europa sui vaccini, su questi contratti, nei confronti con Israele, nei confronti degli Stati Uniti? Ma oggettivamente non ha fatto una bella figura. Abbiamo visto che gli Stati Uniti sono riusciti a fare dei contratti molto vantaggiosi che hanno portato a vaccinare il 40% della popolazione. Il Regno Unito è riuscito a fare contratti molto fatti bene con varie aziende farmaceutiche che hanno portato a fare 32 milioni di dosi in 4 mesi e a vaccinare il 47% della popolazione. Ma il Cile, Israele, gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti a fare contratti che l'Unione Europea non è riuscita evidentemente a fare, basati sul concetto di best effort, cioè sforzo maggiore possibile, che non è un contratto, perché uno deve scrivere quanti milioni di dosi vuole, entro quale giorno, a che prezzo, e così si può anche parlare di inadempimento contrattuale. In questo caso invece non è stato fatto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando di vaccinazioni intorno al 14% della popolazione rispetto a quasi il 50%. Gli Stati Uniti vogliono vaccinare, e questo è il piano di Biden, tutta la popolazione adulta entro il 1° maggio, quindi anche molto in anticipo rispetto ai piani che inizialmente erano stati fatti, che parlavano, diciamo così, di fine giugno. È chiaro che c'è stato un vantaggio diciamo specifico derivante dal fatto che 3 dei 4 vaccini del mondo, diciamo così, avanzato sono di natura diciamo americana, Pfizer, Moderna e Johnson. Johnson & Johnson. L'Unione Europea ha solo AstraZeneca in questa fase. Tra l'altro faccio notare che AstraZeneca è un'azienda britannico-svedese, e quindi nessuno dei grandi paesi dell'Eurozona, Germania, Francia, Italia, è in prima fila in questa diciamo così guerra totale al coronavirus e con le armi che sono in questo momento a disposizione, quindi i vaccini. Questo è un ritardo gravissimo da parte dei maggiori paesi dell'Eurozona e dei principali paesi
rimasti nell'Unione Europea dopo l'uscita della Gran Bretagna, che evidentemente stiamo pagando molto fortemente in termini di riapertura e di ripresa dell'attività economica e produttiva. Senta Rosa, lei è a Londra, ma c'è anche un po' di rivalsa degli inglesi dopo la Brexit sulla questione dei vaccini? Dica un po' la verità. No, diciamo che sì, ci sono state chiaramente un po' di scaramucce da una parte e dall'altra. Quanto andava esportato dal Regno Unito al resto dell'Unione Europea e viceversa, in effetti la Gran Bretagna ha esportato zero dosi di AstraZeneca, ma questo perché i contratti sono stati fatti molto meglio. In realtà quello che in parte Johnson è riuscito a dimostrare è che non è necessariamente vero che grande e bello, diciamo anche piccolo e agile, può essere efficiente ed efficace, almeno su queste questioni, se l'organizzazione viene fatta in modo adeguato. Diciamo, la Gran Bretagna gode da sempre di una mentalità di carattere militare in tutte le sue manifestazioni, una fortissima presenza istituzionale. L'organizzazione della campagna vaccinale è stata fatta in modo molto rigoroso, partendo per fasce di età, non è stata data nessuna agevolazione alle categorie, a parte ovviamente agli operatori sanitari. L'unico modo, diciamo così, per saltare la fila, usare un'espressione che qui non esiste, è quello di partecipare come volontario alla campagna vaccinale, cioè se tu vuoi aiutare a vaccinare gli altri, allora hai diritto a essere vaccinato prima, se no tutti hanno aspettato, insegnanti, personale delle forze dell'ordine compresi, si va per fasce di età e hanno di fatto, stanno concludendo la fascia dei cinquantenni e passeranno presto a quella dei quarantenni. E quando ci siamo sentiti preparando la trasmissione, lei mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Mentre noi italiani ci siamo affidati ad applicazioni, immuni, robe varie, cioè lei mi ha detto per la convocazione per il vaccino mi hanno mandato una lettera. Sì, è molto semplice, perché quando ci si stabilisce in una qualunque proprietà immobiliare del Regno Unito bisogna registrarsi con il GP, quel medico di base locale, dando tutte le informazioni di base riguardo alla propria salute, evidentemente nome, cognome, età e condizioni mediche esistenti, preesistenti. Quindi il database era aggiornatissimo e quindi sono riusciti a fare immediatamente uno screening, ovviamente per età e condizioni di salute che richiedevano fragilità, e quindi hanno mandato una lettera a casa in cui dicevano: guardate, questo è il vostro diritto ad accedere alla vaccinazione di massa, questo è il link a cui dovete iscrivervi sul nostro sito web e scegliendo uno slot di orario e un luogo più vicino a casa vostra, presentatevi quel giorno a quell'ora e verrete vaccinati. Io stesso non sono ovviamente ancora stato vaccinato, in quanto non appartengo alla classe di età ancora intitolata a farlo, però ho accompagnato un mio amico invece che poteva farlo, ho visto fila brevissima, è entrato e uscito in 5 minuti e così tutti coloro che partecipavano quel giorno all'inoculazione. Grazie Rosa. Sandro Gozzi, allora io le faccio una domanda un po' cattiva, perché lei fa parte del partito di Macron, no? E, diciamo, la Francia ha avuto un po' una debacle sui vaccini, è molto indietro e poi soprattutto brucia un po' questa cosa che nessuna grande azienda farmaceutica, e la Francia ne ha di importantissime di aziende farmaceutiche, è riuscita a sviluppare il vaccino, o meglio, ieri se non sbaglio Macron ha inaugurato una fabbrica che però produce quello americano. È così? La Francia ha avuto ritardi come vari paesi europei, magari vi dico come vedo le cose io sulle cause dei ritardi, al di là di tutto quello che è stato detto. Adesso si sta accelerando. Ieri la Francia ha vaccinato 510.000 residenti in Francia, cittadini, e questo è secondo me il ritmo a cui dobbiamo puntare anche in Italia, cioè noi dobbiamo arrivare a un punto in cui 500.000 di persone saranno vaccinate ogni giorno. Sanofi è in grado di in autunno produrre vaccini, tenendo conto anche delle varianti, perché anche questo è stato detto, ma va ricordato
non ce la caviamo in un anno e quindi dovremo anche sviluppare delle capacità industriali per produrre vaccini contro le varie varianti. E da questo punto di vista francesi e europei saranno in grado di qui alla fine dell'anno di produrre da 2 miliardi e mezzo a 3 miliardi di dosi, puntando su più di 50 siti industriali. Questa è diciamo, la situazione oggi. Perché questo ritardo? Io ho ascoltato tante cose e sono tantissime questioni su cui entrare, ma la differenza di fondo su cui dobbiamo interrogarci, ma non tanto come Unione Europea, Italia o Francia, ma come società europee, è quanti rischi noi siamo disposti ad assumerci. Quanti rischi sanitari e quanti rischi finanziari. Perché gli europei sono, secondo me, eccessivamente, l'abbiamo visto in questo caso della sanità, legati al principio di precauzione, che poi quando passa attraverso anche una paura dei responsabili pubblici di muovere alcunché perché ci sono poi magari dei rischi giudiziari, questo principio di precauzione diventa un principio di paralisi di interdizione. La ragione per cui, su richiesta di 7 paesi, la Commissione europea, sbagliando, ha puntato sui prezzi bassi, è per evitare di un domani essere accusata di avere sprecato i fondi pubblici dei contribuenti europei quando poteva negoziare prezzi più bassi. Era chiaro, siamo d'accordo che la priorità andava data a accelerare, ma è stata una richiesta di 7 paesi, tra cui anche l'Italia di Giuseppe Conte. L'altro aspetto fondamentale è che noi abbiamo voluto prenderci molti meno rischi dei britannici o degli americani nel negoziato dei contratti, e quindi abbiamo voluto delle clausole di assicurazione sugli eventuali effetti collaterali, e questo ha chiesto molto tempo. Abbiamo voluto seguire fino all'ultimo le procedure dell'Agenzia Europea delle Medicine, mentre i britannici, che hanno preparato la loro risposta da Stato membro dell'Unione Europea, perché fino al 31 dicembre i britannici hanno seguito le nostre regole, hanno deciso, prendendosi dei rischi, secondo me facendo bene, di seguire delle procedure accelerate. Cioè, o noi ci mettiamo in testa che di fronte alle sfide sanitarie o alle sfide ecologiche la società zero rischi non esiste, e quindi in certi passaggi dobbiamo anche assumerci dei rischi, perché la priorità è accelerare e non perdere quelle 6-7 settimane che abbiamo perso rispetto a britannici e americani. O ci rendiamo conto di questo, avremo sempre problemi di affrontare le crisi. O esaltare così tanto i britannici, diciamo che nella seconda fase hanno fatto bene dopo il disastro della prima fase, sono stati 127.000 morti nel Regno Unito e la prima fase della gestione della crisi era disastrosa. Io sono contento che la seconda fase possa diventare anche un modello per altri, però mettiamo in prospettiva quello che è successo in Europa e quello che è successo in altri paesi. Grazie mille Gozzi. Caro Fidanza di Europarlamentari Fratelli d'Italia, lei condivide quello che hanno detto Gozzi e Rosa? Ma io in buona parte sì, voglio ripartire dall'analisi che faceva il dottor Rosa, la sposo totalmente, perché in realtà parte da dati di fatto che sono incontrovertibili, e lo dico non da sovranista anti-europeista che gode delle disfatte dell'Europa, lo dico da innamorato deluso, perché anche noi abbiamo creduto che fosse meglio in quella fase che ci fosse un approccio comune, una gestione comune da parte dell'Unione Europea, quindi segnatamente della Commissione, per evitare una corsa al rialzo dei prezzi, per evitare anche una corsa all'approvvigionamento tra un paese e l'altro dell'Unione Europea. Era giusto muoversi insieme, e purtroppo però questa grande fiducia che i 27 Stati membri, devo dire tutte le forze politiche al Parlamento Europeo, hanno affidato alla Commissione Europea è stata tradita nei fatti da una gestione che insomma, è stata richiamata, ha fatto acqua da tutte le parti, da diciamo, una trattativa un po' micragnosa sul centesimo di euro, contratti scritti sulla sabbia, come ci ha purtroppo ricordato con amare parole di verità il ministro britannico della salute Hancock, e hanno fatto il resto. Quindi siamo di fronte a un fallimento enorme,
Anche rispetto al fatto che proprio in questi mesi c'è chi chiede di attribuire all'Unione Europea maggiori competenze in campo sanitario. Si è parlato ripetutamente in questi mesi di un'Unione Europea della salute. Io credo che con un approccio, diciamo, eurorealista come quello che abbiamo noi, quindi non anti-europeo ma neanche eurofanatico, bisogna cominciare a fare in modo che l'Europa faccia bene svolga bene le competenze che ha. E nel caso specifico 27 stati hanno chiesto all'Europa di fare e l'Europa ha fatto male, e quindi questo ci deve essere anche da monito per il futuro, evitare una, diciamo, di utilizzare ideologicamente l'idea che più Europa risolva sempre i problemi, ma fare in modo che quell'Europa che adesso abbiamo funzioni quando deve servire ai cittadini. Devo aggiungere un flash sulla questione del vaccino che non è europeo e non è italiano, perché in realtà ci sarebbe stata la possibilità di avere un vaccino anche in parte italiano, perché se il governo Conte avesse messo alcuni mesi fa non più di 20 milioni di euro in prima battuta, ne abbiamo spesi 150 circa sul bonus monopattini, tanto per dare un ordine di grandezza, per partecipare al consorzio con l'Università di Oxford, grazie al centro di ricerca dell'IRBM di Pomezia, noi oggi avremmo avuto AstraZeneca come vaccino anglo-italiano. E invece è diventato il vaccino della Brexit, è stato penalizzato, è stato attaccato durante questi mesi proprio per il motivo contrario a quello che si richiamava, cioè proprio perché si doveva dimostrare che alla fine Johnson fuori dall'Unione Europea avrebbe fatto male, e invece i fatti ci hanno dimostrato l'esatto contrario. Grazie. Quindi anche preclusioni geopolitiche, ragionamenti che non dovrebbero essere fatti quando c'è di mezzo la salute dei cittadini, hanno contribuito a questo disastro nella gestione. Speriamo che adesso si velocizzi naturalmente e si arrivi all'obiettivo che è stato dichiarato di avere almeno il 70% di immunizzati entro luglio. Grazie mille, andiamo in pubblicità, ci vediamo subito dopo per continuare la nostra conversazione. In fondo noi non abbiamo credibilità come per quanto riguarda la capacità di investire. L'abbiamo persa tantissimi anni fa, non è una questione degli ultimi 5-10 anni. Ma non è che non abbiamo credibilità perché non si volesse investire. Ci sono centinaia, credo, di miliardi appostati in bilancio per investimenti che non sono mai stati fatti. Quindi quello che è venuto fuori da questa discussione è che bisogna cambiare tutto per diventare credibili. Molti presidenti di regione hanno fatto questo ragionamento. E bisogna cambiare tutto per superare quella che è, come dire, l'ostacolo, quelli che sono gli ostacoli a livello politico, istituzionale, amministrativo, contabile e financo, un presidente di regione ha citato quello giudiziario. Quindi queste sono tutte aree dove occorre chiedersi se l'attuale contesto istituzionale, per usare una parola che descrive l'insieme di queste norme, è adatto a procedere con rapidità ed efficienza e onestà all'attuazione di questo piano. Ecco, così Mario Draghi sul piano di resilienza, sul Next Generation EU. Però durante la pubblicità Roberto Semmella, direttore di Milano Finanza, faceva un accostamento interessante tra la questione dei vaccini e il Sofagate. Sì. Perché ricordiamo Ursula von der Leyen, che è stata fatta sedere su un divano dal presidente turco. Mi dà uno spunto questo. Il messaggio non è stato soltanto un messaggio, uno sgarbo istituzionale, maschilista, tutto quello che abbiamo detto e scritto. È stato un messaggio chiaro. Cioè nel mondo l'Unione Europea non viene vissuta come uno Stato. Quindi io faccio sedere a fianco a me una persona come il Presidente Michel del Consiglio Europeo, che riunisce tutti i capi di Stato e di Governo, perché rappresenta gli Stati, mentre la funzionaria von der Leyen finisce sul divano. Ma questa è una cosa che viene da lontano, come quando Henry Kissinger diceva: qual è il telefono dell'Europa? Il numero di telefono che c'è, però ricordiamo. Peraltro ce ne sono anche troppi, però ma c'è. Insomma c'è.
Allora, io colgo l'occasione per dire questo, che invece, a mio modo di vedere, l'Unione Europea ha fatto dei passi avanti da gigante, perché in un anno, rapidamente, velocissimamente, ha sospeso tutti i trattati, tutte le alchimie contabili, tutto il rigore. Il patto di stabilità. Il patto di stabilità. Fine. E chissà quando riprenderà, si dice nel 2023. Rapidissimamente, seconda cosa, ha varato un piano Marshall, il Recovery Fund, con un abbozzo di debito comune. Sandro Gozzi, l'amico Sandro Gozzi lo sa bene, quanti convegni abbiamo fatto a parlare, manca il debito comune, manca il tesoro comune, quante volte, Sandro, quante volte? Questa è realtà, è successo. Terza cosa, i vaccini. Allora, li abbiamo prenotati molto rapidamente anche noi europei. Il problema è sempre lì sul sofà. Cioè che comunque Big Pharma, che non sono trattorie di paese, ma sono le multinazionali più potenti del mondo, un conto è se Joe Biden fa un atto di guerra, peraltro, che ha firmato dei provvedimenti importantissimi e ti chiama al tavolo e ti dice dammi i vaccini, tu glieli dai, un conto è se ti chiama una bravissima funzionaria della Commissione Europea. In questo caso la siringa è da parte del pulsante negli Stati Uniti, e in Gran Bretagna e in Israele. In Europa purtroppo no. Ma dall'altra parte non diciamo dove, non dalla non parte diciamo pulsante. L'altra parte, però in questo caso sarà che io sono europeista, ma non sono un europeista totalmente acritico, ma c'è poco da attaccare l'Unione Europea. Ha fatto il massimo per quello che è un grande condominio democratico, ma un condominio e non uno Stato sovrano. Io aggiungo e chioso, la storia del divano dimostra che a questo punto noi dobbiamo fare un passo avanti in più, dare potere politico alla Commissione Europea, eleggere direttamente il Presidente della Commissione Europea, eleggere direttamente non solo i parlamentari europei, ma coloro che poi rappresenteranno il governo europeo, creare un bilancio federale e dare finalmente concretezza anche al debito comune. Peraltro è una cosa di cui ha parlato 10 giorni fa Mario Draghi. Ora mai più, perché l'Europa si fa nelle crisi, e questa non è una crisi questa. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, unica forza di opposizione, vi potete dire a ragion veduta sovranisti. Mi ha colpito molto il fatto che lei abbia detto poco fa ci vuole più Europa nella sanità. Forse prima del Covid una frase del genere non l'avreste detta. Ho detto una cosa leggermente diversa, ho detto che, anzi abbastanza diversa, nel senso che ho detto che si è discusso molto di fare passi avanti verso un'Unione Europea della Salute, ma i dati di fatto ci raccontano che a competenze diciamo attuali, sic stantibus rebus, senza bisogno di andare ad aggiungere competenze, l'Europa non è stata all'altezza del compito che gli è stato assegnato. Io credo, lo dico con simpatia al direttore Sommella, che non sia andata così per debolezza istituzionale, è andata così per incapacità operativa. Qui non c'è un problema di competenze, non serviva più Europa, serviva a chi era incaricato politicamente e amministrativamente di scrivere dei contratti e di negoziare dei contratti con Big Pharma facesse un negoziato fatto bene, e non sono stati capaci. Questo ovviamente questo prescinde dalla valutazione sullo scarso peso politico dell'Europa e Sofagate, eccetera. Su questo ovviamente ci possiamo tornare a lungo dibattere, però non credo che sia stata questa la fattispecie che abbiamo vissuto sui vaccini. Certamente rimane un fatto il fatto che l'Europa si sia concentrata in questi anni nel suo percorso di crescita su l'attenzione spasmodica a dettagli, a una iperregolamentazione burocratica sui 1000 aspetti della nostra esistenza, e abbia perso di vista la sua missione politica e geopolitica, porta ai disastri di Istanbul, perché certamente c'è Erdogan che è un autocrate, certamente c'è lo sgarbo, certamente ci sono anche questioni protocollari su cui gli esperti di diplomazia si stanno dividendo in questi giorni sui giornali, ma quello che è evidente è che quella doveva essere la missione in cui l'Europa diceva basta, caro Erdogan, dopo mesi di provocazioni, di ricatti sui flussi migratori, di azioni ostili nel Mediterraneo orientale contro stati membri come la Grecia e Cipro, di una presenza pervasiva e pericolosa per gli interessi europei in Libia o in Siria, dopo aver pagato i mercenari jihadisti
nel Nagorno-Karabakh e potrei andare avanti ancora, dopo aver fomentato l'Islam politico con operazioni di finanziamento come nel caso ultimo, ad esempio, della moschea di Strasburgo, ce ne sono di capitoli aperti con la Turchia, anziché essere il momento in cui l'Unione Europea diceva basta, si ristabilisce un rapporto in cui non accettiamo più provocazioni, è stata consegnata al mondo e al mondo musulmano particolarmente l'immagine di un'Europa in ginocchio, non sul sofà, politicamente in ginocchio. Questa è una responsabilità gravissima che peraltro il presidente Michel porta in buona parte su di sé e sul suo comportamento, che è stato giustamente criticato da più parti e anche noi ovviamente non ci siamo sottratti alla critica di questo suo atteggiamento. Gozzi, lei che è stato al governo con Renzi, se fosse stato al posto di Michel, cosa avrebbe fatto? E che cosa avete chiesto voi europarlamentari a Michel? Stato corrente con Gentiloni. Spererei di avere quei 3 secondi in cui devi capire che devi fare il gesto, ti alzi e fai sedere la Presidente della Commissione. Si tratta di politica, si tratta di riflesso, non l'ho avuto e lo sta pagando molto caro. Il punto però, secondo me, non è solo il riflesso di Michel, il punto è che cosa vuol dire essere sovrani oggi e come vogliamo essere rappresentati politicamente nel mondo. Oggi la sovranità non è la nostalgia nazionale, vedi, nazionalista, che sentiamo nei discorsi di qualche forza politica. Oggi la sovranità è come ritroviamo la capacità di controllo su questioni che sfuggono alla capacità degli stati nazionali. La sanità, abbiamo imparato che di fronte alle pandemie è una di queste. Non è vero che l'Europa ha gli strumenti, l'Europa ha agito nell'urgenza senza gli strumenti necessari e, lo ripeto, secondo me, non prendendo abbastanza rischi. Ma è evidente che noi dobbiamo costruire un'Europa sovrana su temi transnazionali che sfuggono agli stati. Gli stati sono impotenti di fronte ai giganti del digitale. Gli stati sono impotenti di fronte alla grande finanza globale. Gli stati sono impotenti, e lo vediamo, perché finché sono divisi subiscono sull'immigrazione. E visto che gli stati europei non si mettono d'accordo sull'immigrazione, devono andare da Erdogan, perché la ragione vera per cui gli europei trattano con Erdogan è la questione migrazione. Sono quei quasi 4 milioni di rifugiati, di cui 2 milioni e 100 siriani, che sono in Turchia. Questo è il punto. Allora noi dobbiamo darci la capacità di ritrovare sovranità, che vuol dire capacità di controllo. Quello slogan, abbiamo esaltato prima Johnson, lo slogan di Johnson durante la Brexit, riprendiamoci il controllo, left back control, era un ottimo slogan. Il problema è la risposta. La risposta è: noi possiamo come europei ritrovare controllo su queste sfide solo se ci diamo degli strumenti di sovranità insieme a livello europeo. La rappresentanza esterna non è solo forma, è sostanza. E in Europa ci sono troppi presidenti in cerca di autore. Io lo dico da 15 anni. Già oggi potremmo avere un unico presidente. Lei ha fatto una proposta, no? Per fine anno. E la rifaccio oggi, se me lo permette. Già oggi non costa nulla, quindi è gratis, Gozzi. La possiamo fare. Alla stessa personalità potremmo affidare le funzioni di presidente della Commissione europea e presidente del Consiglio europeo. Non c'è nulla oggi che ci impedisce di fare questo. Esatto. Avremmo un presidente dell'Unione Europea, risolveremo anche i problemi di protocollo, ma soprattutto daremmo quella percezione di cui giustamente parlava Roberto Sommella, che in politica è sostanza, di unità e di volontà di parlare e di agire insieme, che deve andare però anche attraverso un recupero di quella, diciamo, capacità di azione su alcune questioni. Poi ci sono altre questioni che ovviamente dobbiamo lasciare alla società civile, ai comuni, alle regioni, dobbiamo riorganizzare alcuni aspetti, però ci sono le grandi questioni di società di oggi, dall'immigrazione al rapporto con i giganti del digitale, che richiedono un'Europa con più poteri sovrani. È un po' come il PD, l'Europa, l'Unione Europea, pensano un po' troppo alle poltrone. Ma ridurre a uno le due poltrone non c'è dubbio che sarebbe utile, perché così diamo un'idea di unità. Il Consiglio europeo, nessuno sa cosa diavolo sia, ed è il vero governo dell'Unione Europea. Brunello Rosa,
Vorrei tornare a lei per commentare le parole di Draghi che abbiamo sentito dopo il ritorno della pubblicità, perché lei è un economista, è stato anche economista alla Banca d'Inghilterra, la Bank of England. È vero che abbiamo perso credibilità come italiani per gli investimenti? Sì, purtroppo si dice sempre che c'è una carenza di stanziamenti, di finanziamenti, di fondi, di risorse a disposizione per gli investimenti. La verità è che queste risorse sono sempre state, anche da parte dell'Unione Europea, fondi strutturali, fondi di coesione sociale, fondi per lo sviluppo, sono arrivati in quantità molto cospicua, soprattutto prima dell'allargamento a est, in cui ovviamente poi è stata data una priorità a paesi che dovevano recuperare molto dal punto di vista del reddito pro capite, ma di questi fondi noi siamo sempre riusciti a investire in pratica poi non più del 20% per una incapacità progettuale, un'incapacità di mettere a terra anche progetti approvati che è diventata endemica e strutturale. Ci sono in effetti centinaia di miliardi messi a bilancio e ring fence, quindi diciamo così, che non si possono usare per altri scopi nell'ambito del bilancio italiano per gli investimenti. Quanti provvedimenti sblocca cantieri di rilancio degli investimenti, di ripartenza economica, abbiamo visto approvati negli ultimi anni da quasi tutti i governi, una quantità infinita, eppure in qualche modo questa incapacità di spendere soldi che pure ci sono permane. A questo punto diventa però un fattore critico, perché al di là di quello che si pensa che la recovery facility sia un recovery fund, cioè che ci sia un fondo a cui attingere a richiesta, non è così che funziona. Va fatto un progetto e a cui deve essere associata una riforma. In assenza delle due cose, il progetto e la riforma, i fondi non arrivano, quindi è come se non ci fossero. Quindi a meno che il progetto di ripresa e resilienza sia fatto in questi termini e poi implementato, questi fondi non arriveranno. Io sono poi tra l'altro molto preoccupato del fatto che, nonostante che, come giustamente diceva Sommella, l'accordo sia stato fatto molto rapidamente a luglio scorso per istituire, diciamo così, questa nuova facility, noi siamo arrivati ad aprile e solo 14 dei 27 stati lo hanno approvato. Perfino la Germania l'ha approvato 2-3 settimane fa e subito si è inserita la Corte Costituzionale tedesca per aprire un faro, una discussione sulla legittimità costituzionale dell'intervento. È così, è veramente molto difficile implementare qualunque riforma e qualunque forma di diciamo sostegno economico. Gli Stati Uniti negli ultimi 6 mesi hanno messo sul piatto, prima con Trump e poi con i due interventi di Biden, 5 trilioni di dollari. Hanno portato il deficit al 20% l'anno scorso, il 10% quest'anno, e quindi diciamo una capacità di azione e reazione che purtroppo ancora oggi l'Europa non è in grado di mettere in campo federale. E ce ne sarebbe bisogno, cioè siamo un po' ancora a metà del guado e bisognerebbe accelerare sul completamento del processo di integrazione europea. Le proposte che ho sentito, unificazione dei presidenti, semplificazione delle norme e procedure, mi sembrano sacrosante. Purtroppo viene richiesto un accordo politico dalle parti che poi viene sempre fatto col bilancino e in qualche modo poi non avviene. Roberto, un minuto, perché sono chiusura. Dobbiamo passare nell'Unione Europea da essere un condominio ad essere un palazzo unico, coeso, con un unico amministratore. Ecco, userei questa metafora. Trovare l'amministratore di un condominio bravo e onesto? Ce l'abbiamo, Mario Draghi. Ce l'abbiamo uno in casa. Mario Draghi in prospettiva è il vero leader europeo, perché Angela Merkel lascerà la politica a fine anno e Emmanuel Macron dovrà affrontare una campagna per le presidenziali nel 2022 piuttosto complessa.
Facciamolo, ci vuole coraggio. Andiamo avanti adesso durante la crisi, che li convinciamo più facilmente i tedeschi. Grazie Roberto Sommella, grazie direttore di Milano Finanza, grazie a Sandro Gozzi, europarlamentare di Amarsh, grazie a Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, grazie a Brunello Rosa, economista e amministratore delegato di Rose Rubini. Noi ci vediamo domani alle 8, parleremo di politica. Parleremo sempre di Europa, ma parleremo anche di alcune crisi che sono un po' trascurate, quello che ad esempio accade in Libia, quello che accade in Mozambico col presunto ritorno dello Stato Islamico, pensate, in Africa. Parleremo anche di un grosso progetto che scuote il Medio Oriente, che è la diga del Rinascimento, con i rischi di guerra addirittura tra Egitto ed Etiopia. Ma non vi anticipo altro, la programmazione continua, c'è il TG delle 13.30, il TG delle 20, tutte le notizie le potete trovare sul nostro sito internet www.tgla7.it. Noi ci vediamo domani, se volete.